Io amo la Sicilia. È la verità, calcolate che quest'estate io e Nance avevamo scelto proprio la Sicilia per trascorrere il nostro viaggio di nozze. Tante coppie scelgono mete un pochino più esotiche, non lo so, chi il Messico, chi le Maldive, chi la Polinesia. Noi però dicevamo, ma perché? Cioè, c'è la Sicilia qui dietro, volevamo farci un mese dove vedevamo praticamente tutti i posti della Sicilia. Però poi c'è stato il coronavirus, quindi ciao core. Tuttavia, proprio mentre eravamo in Germania a piangere e a grattarci la pancia, siamo stati contattati su Instagram da due ragazzi siciliani. Essenzialmente volevano conoscerci, hanno visto i nostri video, hanno detto siete simpatici, genuini, ci avete anche insegnato a fare la pizza, quindi perché non venite da noi per un po'? Ebbene sì, loro hanno una casa vacanze che si chiama la Casa di Aurelio, a Capo d'Orlando. Precisamente la frazione si chiama San Gregorio, un borgo che affaccia praticamente sul mare, una roba veramente stupenda. E che dire, abbiamo trascorso 3 giorni meravigliosi, abbiamo visto dei posti fantastici, un mare spettacolare, un cibo che non ho più aggettivi, però è stato veramente, veramente figo. Però la sfortuna ci ha perseguitato perché in uno di questi giorni, quelli già erano tre, è venuto a piovere. Quindi abbiamo recuperato quella giornata facendo una ricetta tipica siciliana, ovvero le brioche col tuppo che adesso vi farò vedere. Tuttavia, se cercate la migliore ricetta del mondo sulle brioche col tuppo, chiudete il video, non vi preoccupate, amici come prima, magari non lo so, cercate su Giallo Zafferano o qualche altro video su YouTube perché questa non è una videoricetta, è più che altro il racconto di una giornata in amicizia. A dopo! Allora, per preparare le brioche servono la scorza grattugiata di un'arancia e di un limone, 3 cucchiaini di miele, 170 g di latte, una bustina da 7 g di lievito di birra disidratato, 100 g di zucchero, 2 uova, 200 g di farina 00, 300 di farina Manitoba, 100 g di burro, un cucchiaino di estratto di vaniglia e 5 g di sale. Sto facendo questa prima fase che serve per l'attivazione sostanzialmente dei lieviti. Prego, Ok, prego. allora metto il latte lievito, poi metto il lievito e un cucchiaio di zucchero. Perfetto. Ok, e mescolo direttamente con la planetaria. Adesso per una decina di minuti, giusto? Starà così, aspettando che i lieviti si attivino e poi procediamo ad impastare. Allora, adesso sta mettendo le bucce dell'arancia e del limone che hanno un profumo veramente, ragazzi, stratosferico, cioè si sente proprio la differenza, con il miele. Guardate qua che roba. Ecco, e questo è il composto che dovreste trovarvi, e questo invece è il tuono. Adesso andiamo ad aggiungere le farine e il miele. Alessandro sta suggerendo. Le uova, scusate. Uova. Ok. Adesso il miele? Ok, vai col miele. Con le Siamo perfezionisti, scorze. ragazzi, seguiamo anche l'ordine cronologico di introduzione. E inizia la meraviglia. Indicativamente impasta per un 15 minuti più o meno? Sì. Ok, Roberta sta porzionando in piccoli pezzi, in piccoli tocchetti, il burro. Il burro poco per volta, se riesco. Ok, andiamo a mettere anche un cucchiaino di estratto di vaniglia. Ok, quando l'impasto acquisisce questa consistenza, Andiamo ad aggiungere il sale. sale che andrà a rafforzare la maglia glutinica di questo impasto. Ok, l'impasto è pronto, come vedete è liscio, ben incordato. E adesso lo andiamo ad estrarre dalla planetaria. Mi volevate vedere con la planetaria? A questo punto vado a chiudere l'impasto come se si trattasse dell'impasto della pizza. C'hanno questo tavolo bellissimo e liscio, quindi molto facile il lavoro. Ok, vedete, non attacca nemmeno più. Ecco qua, setoso, liscio, una meraviglia e profumatissimo. Mamma mia, sembra il panettone, non lo so, c'è un impasto molto molto aromatico. Lo mettiamo qui. Perfetto. E lo andiamo, ovviamente, immagino, a chiudere con un po' di pellicola di modo che non si secchi. Allora, lasceremo lievitare l'impasto delle brioche all'interno di un forno con la luce accesa. Ok? E ci vediamo fra un paio d'ore. A dopo. Allora, intanto mi sono impossessato della cucina. Comunque, allora, sono trascorse 2 ore. Ecco qua il risultato della lievitazione dell'impasto. Guardate qui quanto è gonfio. Adesso dobbiamo fare una sorta di staglio, però prima andiamo a pesare l'impasto per capire come porzionarlo.
Sono in totale 981 grammi. Allora abbiamo fatto il calcolo e vengono fuori 9 brioche, quindi faremo 9 panetti più grandi, quindi la base della brioche che peserà, Alessandro, 90 grammi. E invece il tuppo sopra, il cappello, che peserà invece 13 grammi. Ok, andiamo a porzionare come se fosse la pizza, cioè dello stesso modo. Tanta. 90. Allora, questo è il risultato del porzionamento. Sono 9 diciamo panetti che ancora devo fare per la base, e questi qua sono i tuppi, i cappelli. Niente, procedo a chiuderli come se fosse l'impasto della pizza. Ci provo? Ok, come vedete è molto morbido e molto facile da lavorare. Vado a chiuderlo proprio come se fosse quello della pizza, e mi aiuto magari anche con il tavolo per fare una... siccome adesso devono avere una seconda lievitazione di 2 ore, giusto? Altre 2 ore, cerco di stringerli abbastanza di modo che vadano poi a crescere in altezza, aiutandomi, vedete, con il tavolo. Ecco qua, questo è il risultato. Sempre liscio. E li vado poi a riporre qui dentro. Ecco qua, una teglietta che la buona Roberta ha provveduto a munire di un po' di carta da forno. E procediamo con lo staglio di tutti. Allora ragazzi, adesso devo chiudere il tuppo, aiutandomi con i mignoli perché sono veramente piccini. Ah, però è venuto bellino. Allora, ho finito di porzionare anche il tuppo, i tuppi. Adesso finiranno di lievitare all'interno del forno sempre per 2 ore. Ragazzi, in realtà ho dimenticato di fare un passaggio, però fortunatamente, siccome la casa di Alessandro è immediatamente sotto la nostra stanza, Alessandro mi ha chiamato e ha detto: Vince, c'è un problema. E dobbiamo praticamente fare una sorta di conchetta qui all'interno per poter poi ospitare, diciamo, il tuppo, e andare poi a spennellare tutto quanto con un uovo intero, quindi sia albume che tuorlo, e 20 ml di latte. Ok, procedo con l'allargare. Ok, cerco di fare così, più o meno va bene. Ok, bene così. Alessandro sta facendo i segni, puoi parlare, Alessandro? Ok. Spennella all'interno. Ecco qua. Anche fuori? Oppure solo all'interno? Intanto fai l'interno, poi ci metti questo e poi tanto la devi fare tutta anche lì. Ah, ok. Metto questo sopra, sì, qui? Esatto. Perfetto. Vado a mettere il tuppo, così. Perfetto, ora vai, puoi andare a spennellare tutto. Ok. O lo puoi fare alla fine per tutte. No, faccio vedere il passaggio. Ok, esatto. Perfetto. Deve già prendere la forma della brioche. Perfetto, ragazzi, avete capito? Noi questo l'abbiamo fatto dopo un'ora circa di lievitazione, mezz'ora di lievitazione in realtà. Noi in realtà stavamo pensando con Alessandro che forse potrebbe essere anche meglio aspettare un po' prima di fare questo incavo al centro, perché hanno un pochino il tempo di lievitare, magari appena chiusi, sapete, l'impasto è un pochino più duro, poi probabilmente verrò smentito da qualche siciliano, però devo dire che anche così forse è un buon metodo. Detto questo, intanto Alessandro giustamente mi sta aiutando, e li facciamo praticamente terminare, una volta spennellato il tutto, facciamo terminare la lievitazione per un'altra ora e mezza più o meno. Adesso rimettiamo sempre tutto quanto in forno con la luce accesa, ovviamente il forno spento, ragazzi, giusto per far continuare la lievitazione. Sono trascorse 2 ore in totale di lievitazione. Adesso andiamo a spennellare un'altra volta le brioche. Potete anche spennellarle solamente alla fine, noi abbiamo fatto un passaggio in più, però se volete fare questa versione nostra, spennellatele 2 volte. Alessandro ha fatto preriscaldare il forno a 180 gradi. Adesso dovranno cuocere un totale di 20 minuti. Dopo 10 minuti, quindi a metà cottura, andiamo a invertire, insomma. Ecco fatto. E lasciamo a cuocere. Tra 10 minuti le invertiamo. Allora, sono trascorsi 10 minuti. Andiamo ad invertire. E 2, a posto. Facciamo passare altri 10 minuti. Ok, sono trascorsi circa 20 minuti, minuto più, minuto meno, e questo qua è il risultato. Adesso facciamo vedere un attimo che cuoce. Ecco qua. Si vede, Onenza? Assolutamente si vede. Ok, mettiamole qui. Ecco fatto.
Allora, questo è il risultato. Penso che non resisteremo e quindi una la mangeremo subito. Ma poi in realtà l'assaggio vero, quello verace, come la mangiano i siciliani, cioè con la granita dentro, lo faremo domani mattina a colazione. Quindi proprio un'esperienza autentica. Questo è il risultato delle brioche che abbiamo fatto ieri. Guardate qui che bel colore, sembrano proprio uscite da un bar. Guardate qui. Signori, stiamo aspettando che la granita si sciolga. Intanto guardate qua, le brioche proprio come al bar, nel cestino, il mare, la bellezza di Capo d'Orlando, le meraviglie. Allora, abbiamo acchittato le granite, ecco qui, appena servite a Donna Enza. Allora, adesso dopo questo breve tutorial che ci ha fatto Alessandro su come degustarla, si prende la brioche, si stacca il tuppo, ok, ecco qua, e si intinge il tuppo nella brioche. E si intinge il tuppo nella granita. Nella granita. Ok, ci sei. Vai. E adesso l'assaggio. La granita è buonissima. È venuta come quella del bar? Sì. Identica. La brioche è profumatissima ancora. No, lo sento. È buonissima. Si è mantenuto bene pure, pare, l'impasto. Mamma mia. E lì intanto c'è il mare. Ragazzi, il video è finito, spero vi sia piaciuto, quindi lasciate like, condividete, se volete potete seguirmi su Instagram, trovate il link nella descrizione del video, trovate anche l'Instagram della casa di Aurelio, se vi interessa potete trascorrere un po' di tempo lì. Però ci tenevo a dire una cosa prima di chiudere questo video: la cosa più bella che abbiamo trovato in Sicilia non è stato il mare, non è stato il cibo, non è stata la meraviglia, quella perla che è Capo d'Orlando, ma sono stati le persone che ci hanno ospitati, i siciliani, in particolare Alessandro e Roberta. Abbiamo scoperto di avere due amici in Sicilia e non lo sapevamo. Ciao a tutti, vi voglio bene.